E ciao a tutti qui da WFC. Secondo il portale brasiliano Ogia, l'Inter avrebbe sondato Rodrigo Muniz, giovane centroavanti classe 2001 di proprietà del Flamengo, in attesa di poter formulare una richiesta ufficiale e superare la concorrenza per il giovane talento. Sul calciatore anche l'Atletico Madrid aveva fatto un tentativo, andato però a vuoto per via di un'offerta economica da 5 milioni ritenuta insufficiente dal club brasiliano. Ma ora c'è l'Inter, vicina a formulare una proposta a Flamengo. Sembra che il procuratore e il cacciatore siano già d'accordo sul suo trasferimento in Italia. L'ultimo ostacolo è il club carioca. Ma chi è Rodrigo Muniz? Può essere il calciatore giusto per la nuova Inter di Inzaghi? Scopriamo insieme le caratteristiche, ma prima di partire, mi raccomando, iscriviti al canale e lascia un commento qui sotto su quello che pensi di questo calciatore. Rodrigo Muniz Carvalho è nato a São Domingos do Prata il 24 maggio del 2001. È un calciatore brasiliano, centroavanti del Flamengo. È un vero bomber, con un ottimo posizionamento all'interno dell'area avversaria. Gran colpo di testa, partecipa spesso alla manovra, dinamico, ha un'ottima conduzione di palla in velocità e giocatore decisivo davanti alla porta. Questo è l'identikit di questo giovane attaccante, con enormi potenzialità che si adatterebbe facilmente all'Italia. La sua forza fisica lo porta a vincere la maggior parte dei duelli contro i difensori. Infatti, nelle categorie giovanili ha già battuto numerosi record di gol segnati. Cresce nel settore giovanile del Flamengo, passando da tutti i settori. Esordisce in prima squadra il 25 gennaio del 2020, in occasione dell'incontro del campionato carioca vinto 3-2 contro il Volta Redonda. E per crescere ancora di più, per trovare ancora più spazio e giocare subito, viene girato il 13 ottobre 2020 in prestito al Curitiba, con cui ha esordito in Serie A in occasione della sfida casalinga vinta 3-1 contro il Palmeiras. Gioca 8 partite e segna 2 gol in campionato a soli 19 anni. È un calciatore forte fisicamente per il campionato brasiliano. Si è messo a giocare contro le difese europee che hanno una media di 190 cm, è da capire come può essere l'impatto visto che usa spesso il corpo per mettersi davanti alla difesa avversaria. Infatti è alto 185 cm per 78 kg. Ha un piede destro molto preciso che riesce a gestire bene il pallone, ma ha in difficoltà nello stoppare e alzare la testa per fare assist oppure per tirare. Fuori area è un attaccante molto dinamico, veloce, partecipe e con un profondo senso del gioco di squadra. Il modo in cui porta la palla e i suoi tiri precisi da qualsiasi distanza possono essere ottime caratteristiche per la nostra Serie A. Da capire l'aspetto mentale e l'impatto che può avere il tatticismo italiano, il come giocare in un campionato con difese più organizzate e la mancanza di esperienza in generale, visto che ha poche partite con i grandi del Brasileirão. Potrebbe essere un ottimo investimento, visto la richiesta di 8 milioni. Se girato in prestito in Serie A, oppure giocando qualche partita con l'Inter durante il campionato e questa lunghissima stagione, può crescere molto e anche quadruplicare il valore in poco tempo. Da professionista ha giocato 30 partite tra campionato e coppe con 6 gol e un assist. Nei prossimi giorni sarà presentata l'offerta ufficiale da parte dell'Inter. Se non ci saranno altre offerte più alte e si raggiungerà gli 8 richiesti, con altissima probabilità Rodrigo Muniz sarà un nuovo attaccante dell'Inter. Ma sarà il calciatore giusto? Che ne pensi di questo giovane talento rubro-negro? Mi raccomando, lascia un commento qui sotto e iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo.
Ciao ciao!